Adesso volta pagina, netto, il cibo e l'igiene. Cominciamo dalla carne alla brace, Andrea Scazzola. Queste sono costine, spuntature. È un pezzo unico. Preferisco la costoletta. Io in realtà un po' di tutto, ma sto aspettando i bistecchi che sono spesse così, perciò. Sono bistecche, sono fiorentine e noi le buttiamo qui sulla brace. Per chi ama la carne, la brace è certamente la cottura più gustosa. Ma è sana? La brace è una metodica di cottura che non va assolutamente d'accordo con la carne, perché la carne ha delle proteine che esposte ad alta temperatura si trasformano in sostanze cancerogene. Farà male? Ma non lo so, farà bene, farà male, noi lo mangiamo. I tumori più nettamente correlati sono quello del tubo digerente, quindi il tumore dello stomaco, tumore del colon retto. E una delle cose più pericolose per la salute è il fumo della brace. Nel fumo che si genera dalla griglia, questo fumo si impregna nella carne. Tutti sappiamo quanto le sigarette facciano male. La carne alla brace è come il fumo di sigaretta? O forse peggio? Si è visto che un chilo di bistecca ha le stesse sostanze cancerogene presenti in 600 sigarette. 600 sigarette, quante ne fuma un tabagista in un mese? Ma c'è qualcosa di peggio di questa bistecca alla brace. Il pollo ancora serve qualche minuto. Alla brace, viene perfetto, insomma. È buono. La carne di pollo cotta alla brace dà origine a 10 volte più sostanze cancerogene rispetto a una bistecca. E sappiamo che sono sostanze coinvolte nel rischio di tumore al seno, coinvolte nel rischio di tumore alla prostata, tumore al colon, tumore allo stomaco, quindi è qualcosa assolutamente da evitare. Allora, iniziamo leggeri. Vi presento Olivia Robea ed Emanuela Bertucci. Con loro parleremo di cibo, malattie, igiene e frodi, ma Olivia Robea, iniziamo da questo. Questo è un campo in cui quando inizi a indagare scopri cose terribili. Ad esempio, questa è una cosa... Allora, se dopo questo servizio, cioè da stasera addirittura sul tardi, a domani in poi, continuano a mangiare la carne alla brace, e il mio sospetto è che continueranno a mangiare la carne alla brace, capisci che c'è una contraddizione spaventosa. Ma come? Ti hanno appena detto, se è vero, che rischi il tumore, ma tu mangi lo stesso la carne alla brace. Cosa voglio dire? Che ormai il cibo è diventato una merce così importante, così onnicomprensiva, invade la vita, gli interessi delle persone, che un servizio benemerito, perché viene... digerito così. Digerito. Emanuela Bertucci, c'è un punto vero, diceva Oliviero Bea, intanto dice se è vero, e poi anche perché questi allarmi ce ne sono tanti, poi esce fuori qualcuno e dice ma no, non è così, c'è un metodo per farsi una propria dieta, per sapere cosa fa bene e cosa fa male? Il primo metodo è pensare al fatto che è la quantità che fa il veleno, per cui probabilmente una fetta di carne alla brace una volta l'anno ha un'incidenza sulla salute. La carne alla brace mangiata spesso ne ha un'altra. Era molto interessante nel servizio anche un altro aspetto che è stato trattato, vale a dire l'importanza dei fumi sulla salute umana. Sì. Pensi che sono molto venduti attualmente in Italia i barbecue al coperto, che possono essere utilizzati. Ora, il problema è che per quanto si possa ventilare una stanza con la massima misura di sicurezza e accortezza, inalare per 2 ore fumi di monossido di carbonio fondamentalmente equivale a qualcosa come 220.000 sigarette rispetto alle 600 del servizio. Per cui occhio, intanto prima di tutto la quantità. E poi speriamo che qualcuno lo scriva, anche perché abbiamo scoperto che non è tanto o solo come le cucini le cose, ma anche dove le conservi. Emanuela Pendola. Le teglie di alluminio le usa? Di alluminio usa? Ah, sì, le uso, sì. Le riciclo anche. Quello tutto uso, la carta d'alluminio, la pellicola e carta da forno. L'alluminio è un materiale molto utilizzato in cucina. Lo usiamo in fogli e vaschette, ma rischiamo anche di mangiarlo. Vediamo quanto alluminio assorbe in 9 ore uno spezzatino al sugo di pomodoro. Il contenuto era all'inizio pari a 0,34 mg su il decimetro quadro. In seguito è cresciuto a 0,34
89 milligrammi. E più che raddoppiato? È raddoppiato, sì. L'alluminio viene prima assimilato dal sistema digerente, poi entra nel flusso del sistema circolatorio e si va a localizzare in alcuni tessuti specifici, soprattutto nelle ossa e all'interno del sistema nervoso. L'alluminio è assorbito più facilmente da alimenti salati, acidi come pomodoro, succo di limone e aceto o da cibi caldi. Questo è un esperimento che è consistito nel mettere una sostanza acida in corrispondenza del centro del foglio e dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo c'è stata la totale asportazione del foglio stesso, la quantità di alluminio che è stato rimosso è trapassato nel cibo e quindi sarebbe stato ingerito. L'alluminio è un metallo neurotossico. È stata studiata la correlazione tra la presenza di alluminio nei tessuti nervosi e le malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale, quale ad esempio il Parkinson o l'Alzheimer. Emanuela Bertucci, colpisce che l'evidenza scientifica arriva sempre dopo la vendita del prodotto. E questo purtroppo è la nostra dannazione, perché non sapremo mai quanto fa male fino a che non sarà passato abbastanza tempo. Il problema è che le normative, sia comunitarie che italiane, così come le circolari ministeriali, che sono anche molto frequenti, si limitano a dire, mi raccomando, non vendete prodotti alimentari o contenitori per alimenti che nuociono alla salute. Ma quando è che nuociono alla salute? Quando ne avremo l'evidenza scientifica? È tutto di là da venire. E allora, certamente questo tipo di contenitori servono anche a abbassare i costi dei prodotti e abbassare i prezzi per le aziende. Utilizzare il vetro, ad esempio, è sicuramente più salutare. Oliviero Bea, sembra che la legge non abbia quasi il coraggio ad affrontare quella che è la quotidianità, come diceva, sono temi intoccabili. Intanto uno si domanda come abbiamo fatto ad alzare tanto l'aspettativa di vita dopo tutti questi servizi. Cioè, ancora non è nulla. Essere ancora vivi è miracoloso. Poi tu dici, giustamente facevi notare, cioè, che tutto questo avviene dopo, il clinico dice del pericolo dopo che in realtà è in circolazione da un pezzo il prodotto e stiamo mangiando alluminio, per farla breve. Però è la stessa cosa dell'informazione, Giovanni, la pubblicità parla di tutte queste cose e tu vieni dopo a dirci che, a dirci, a noi. Che a magari dire, non è vero. Voglio dire, la proporzione è la stessa. Allora, se il rapporto è tra precauzione e profitto, vi porto in un altro mondo, il mondo della plastica. Emanuela Pendola. Porta cibo per il pranzo in ufficio, recipienti con cibi che contengono grassi, olio e che poi riscaldiamo. Li usiamo tutti i giorni e nella maggior parte dei casi sono di plastica. Le sostanze che possono passare dalla plastica ai cibi sono varie, perché varie sono le plastiche. Se prendiamo i materiali più comuni di cui sono fatti i contenitori dei cibi, ad esempio il policarbonato, rilascia una molecola particolarmente pericolosa che viene chiamata bisfenolo A. Nel 2010 l'Unione Europea ha messo al bando i biberon con questa molecola, ma continuiamo a trovarla in altri contenitori fatti con policarbonato o PVC. La pericolosità del bisfenolo A è legata al fatto che tende a simulare, a mimare il comportamento degli estrogeni, degli ormoni femminili, quindi può perturbare l'equilibrio ormonale. I formaggi sono? Caciocavallo, pecorino, varie stagionature. Li conserva nelle pellicole di plastica? Sì. Ed è una pellicola adatta? Sì, sì, è adatta. È una pellicola, questa qui. Dove la prende? Il magazzino. Il BPA si può trovare anche nelle pellicole con cui si avvolgono carni e formaggi, con rischi per la salute. Può intervenire in tutte quante quelle patologie che discendono dagli squilibri ormonali, ad esempio tipicamente l'endometriosi. Oppure ci sono altri casi documentati in cui il bisfenolo A, assunto in grandi quantità, possa perturbare addirittura lo sviluppo del feto nelle sue prime fasi di accrescimento. Oliviero Bea, sembra una, come dicevamo, una lotta tra precauzione e profitto, una lotta impari. Sì, sembra una lotta impari, però io, Giovanni, ti ricordo, anche per il mestiere che fai e che facciamo, che c'era anni fa una trasmissione alla Rai di Tasca Nostra che è stata chiusa, mentre invece adesso almeno sul ring tu hai dei guantoni, quindi puoi giocartela. Prima prendevi i cazzotti e non potevi rispondere, quindi almeno da questo punto di vista un passo avanti.
È talmente vero, Emanuela Bertucci, che abbiamo trovato che addirittura negli anni 70 c'era una campagna che diceva le radiazioni fanno bene, poi solo dopo si è scoperto quanto facevano male. Il bisfenolo nelle plastiche, anche nelle pellicole per avvolgere il cibo, ricorda un po' negli anni 30 quando Marie Curie, celebre scienziata, morì. Probabilmente per via di esposizione alle radiazioni, ed era lei stessa, da scienziata e da ricercatrice, che suggeriva le terapie alla radioattività, dicendo occhio però perché la ricerca scientifica ancora non è andata tanto avanti. Negli anni 50, negli anni 60, addirittura si vendevano, è una cosa che io, nata negli anni 70, quando l'ho scoperta ci sono rimasta allibita e mi ha fatto riflettere molto, si vendevano i saponi alla radioattività, l'acqua alla radioattività, enfatizzandone le capacità e le proprietà terapeutiche piuttosto che cosmetiche. Oggi una cosa del genere ci farebbe rabbrividire, perché siamo andati avanti con la ricerca scientifica e invece abbiamo scoperto che tutto quello era assolutamente da bandire. La stessa cosa può accadere oggi e può continuare a accadere oggi. E allora la domanda che bisogna porsi, proprio tornando a precauzione e profitto, è: cosa vogliamo? Vogliamo vendere qualcosa e quindi autorizzarla sul mercato solo quando avremo la prova scientifica del fatto che non fa male, che è una prova diabolica, oppure qua, fino a che la venderemo fino a che non c'è la prova del contrario, che è altrettanto diabolica anche questa? Assolutamente. Noi ora vi dico che sta per arrivare il professor Silvio Garattini, che ci cercherà di dare una chiave di lettura di tutte queste cose che stiamo scoprendo con due esperti dei consumatori, dei diritti dei consumatori in studio. Intanto continuiamo a demolire qualche caposaldo. Attenti anche a frutta e verdura. Andrea Scazzola. Abbiamo il boscalid, il captano, il clorfirifos, il fosmet, il dimetoato e l'iprodione. Questi sono alcuni dei pesticidi che mangiamo con la frutta. Sono tanti e tutti ammessi, è vero, ma guardate al consorzio agrario dove li conservano. Qui siamo in un magazzino di materiali nocivi e materiali molto tossici, che se uno pensa che sono prodotti che si possono usare sull'agricoltura e poi i residui ce li mangiamo, insomma, quantomeno invece dovremmo usare quelli alternativi. Questi devono essere tenuti proprio separati, cioè qua è tutto chiuso. Questo è tutto chiuso. L'Italia, con il 37% del totale, è il primo consumatore europeo di antiparassitari. E poi li ritroviamo su quello che mangiamo. Per forza. Sulla buccia. E non c'è niente da fare, perché i residui sono tollerati, tra l'altro siamo avvelenati a norma di legge. La legge stabilisce un limite nell'uso di pesticidi, ma non ha affrontato il problema dell'accumulo di più pesticidi su ogni singolo alimento. E spesso su ognuno ce ne sono decine. Qui abbiamo per esempio le pere. Il 66% presenta campioni con uno o più residuo chimico. Se lo mangi con la buccia, purtroppo la buccia è quella più nutritiva, quindi rischi, prendi un po' più di vitamine, ma ti prendi anche tutti il cocktail dei diversi pesticidi, perché magari un pesticida è destinato al cervello, un altro al fegato, un altro, non so, ai polmoni. Ci sono dei prodotti fitosanitari ad azione sistemica che non si fermano sulla buccia, ma le possiamo ritrovare anche all'interno. Sulla buccia o dentro il frutto, anche la più fresca delle centrifughe dovrebbe cominciare a preoccuparci. Noi abbiamo il record mondiale di tumori infantili, dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sterilità, ipofertilità, e abbiamo l'incremento delle patologie degenerative, che abbiamo perso 8 anni di aspettativa di vita sana negli ultimi 10-15 anni. Oliviero Bea, c'è un rapporto tra l'informazione che abbiamo, un rapporto tra i comportamenti che teniamo. Se andiamo a pensare che molto spesso siamo noi che scegliamo il cibo sulla base di qual è il più bello, no? Sì, questo è un discorso che abbiamo fatto sull'estetica del cibo e sul fatto che una pietanza non è una cravatta, no? Se ne parlava a proposito del pesce crudo. Ma sai, io credo che si debba, e sia l'unica soluzione per cercare di uscire da questa impasse, si debba provare a tenere insieme la salute della persona e la salute dell'ambiente, non contrapponendola al fatto che poi c'è qualcuno che perde il lavoro, perché così diventa un ricatto. Certo. Allora, la gente deve sapere che tutto quello che fate vedere, che avete fatto vedere nei servizi, è collegato, il PVC è collegato allo stabilimento famigerato di Mestre dove morivano, e il discorso sulla salute dell'ambiente, i pesticidi, si può collegare addirittura al discorso delle trivelle del petrolio in Basilicata di tanta attualità. Insomma, che tutto si tiene. Se questo paese riuscirà a diventare più consapevole e civicamente più desideroso di essere informato, perché non ci sei solo tu che informi, la gente deve volere essere informata, se no è inutile. Un po' c'è anche la responsabilità nostra. E chiedo
un breve accenno, poi ci torniamo dopo il prossimo servizio. Ma nelle etichette ci deve essere scritto che trattamenti ha avuto un frutto, ad esempio? Nelle etichette sì, ci deve essere scritto, ma le soglie, deve esserci scritto se sono nei parametri normativi oppure no. Ma la soglia della legge si può alzare e abbassare a seconda di varie variabili. E quindi non è poi una garanzia tale. Non basta sapere quello che c'è scritto. Non basta assolutamente. Pensi che il primo studio realmente sistematico e massivo sull'uso dei pesticidi e sulle conseguenze sulla salute è del 2015, un'università statunitense. È molto tardi per fare uno studio del genere. Attenti anche all'ambiente, perché l'igiene non è solo quello della cosa che mangiamo o del posto dove la mettiamo, anche del luogo dove ne usufruiamo. Andrea Scazzola, gli aperitivi. Qualche cocktail per iniziare leggermente prima di cena. Molto buono questa focaccia con prosciutto cotto e una bella fontina, un prosecco. Un momento di relax dopo una giornata di lavoro. È di moda l'happy hour, l'aperitivo con spuntino. Ma dal punto di vista alimentare è il caso di stare tranquilli? Girando per locali abbiamo raccolto qualche campione del cibo servito e l'abbiamo fatto analizzare. Non è andata proprio bene. Gli alimenti che ci offrono quando si va a fare un aperitivo non sono sempre idonei al consumo. Un alimento secco come può essere una patatina ha meno rischio di essere contaminato rispetto a un tramezzino farcito. Il rischio è in funzione della composizione del piatto, cioè più è semplice e meno è rischioso. E infatti abbiamo analizzato per primo il tramezzino tonno e pomodoro e abbiamo trovato batteri di ogni tipo. In questo caso si ha la presenza dello stafilococco, delle enterobatteriacee, lieviti e muffe. Sicuramente l'alimento non è pulito. Un po' che sta fuori dal frigorifero, un tramezzino con tonno, pomodoro e maionese. A proliferare. E abbiamo analizzato anche piadine con prosciutto e formaggio, carote per il pinsimonio. In questo caso si ha la presenza di muffe e lieviti, cosa che non dovrebbe esserci in quanto, diciamo, questi sono tutti alimenti che vanno assunti comunque crudi. Che ci stiamo mangiando? Ci stiamo mangiando una grande quantità di batteri. Chi è più debole sicuramente è più soggetto a sviluppare patologia, che si può manifestare in casi più gravi anche con forti dolori addominali, con vomito, con diarrea. Quindi andare a fare l'aperitivo qualche rischio ce l'ha? Molti. Oliviero Bea, quanto è responsabilità dei ristoratori qua? Tonno, pomodoro e stafilococco dovrebbero mettere la scritta. Allora, come, a questo punto. Come il salmone. Beh, e la rughetta. Guarda, per questioni diciamo così vicine, familiari o qualcosa del genere, io ho fatto conoscenza recentemente con le allergie. Le allergie sembra che determinino nella nostra vita una situazione di disagio totale. C'è gente che è allergica all'alluminio, al nickel, al cobalto. Cioè, voglio dire, se si tira viene via tutto il gomitolo. Allora, da un lato l'informazione, dall'altro cercare di ridurre l'aspetto economico della faccenda, cioè se conta solo il denaro in questo come negli altri campi, attenzione che un conto è la salute applicata a quella che mangi, un altro conto è il denaro applicato, che ne so, a una casa che turba il panorama. Manuela Bertucci, più sporco si trova anche nell'ambiente, è nell'ambiente che non ti aspetti. Guardi cosa ha trovato Gil Deverin, il semplice carrello della spesa. Ha mai pensato se il carrello è sporco, è pulito? Io porto i guanti e poi lavo le mani almeno 60 volte al giorno. Evito di prenderlo. Ci sono delle bustine di plastica che le metto, le appoggio per una questione di igiene. Voglio che mi sto a preoccupare di 4 bacilli dentro al carrello. E invece farebbe bene a preoccuparsi, perché secondo uno studio dell'Università dell'Arizona i carrelli dei supermercati sono fra gli oggetti più sporchi al mondo, più dei bagni pubblici. Vengono puliti solo di rado e diventano facilmente ricettacolo di germi. Abbiamo fatto una prova e passato un tampone per il controllo microbiologico delle superfici sulle maniglie, il posto più a rischio. Abbiamo trovato un discreto quantitativo di carica batterica totale. Colline batteri, stafilococchi, streptococchi e può anche capitare che ci sia una contaminazione fecale, quindi enterococchi, quali ad esempio le escherichia coli.
Gli effetti che si possono avere da questi microrganismi sono molteplici, qualche linea di febbre, qualche evento diarroico o qualche conato di vomito, però altre volte si possono avere effetti molto più gravi, infiammazioni delle vie respiratorie e le polmoniti, possiamo avere anche infezioni dei reni, infezioni del tessuto del cuore. Allora, Emanuela Bertucci, sembra strano, ma non c'è forse soluzione? Che si può immaginare? Che qualcuno pulisca continuamente i carrelli? Oddio, potrebbe accadere, cioè nel senso che non vengano mai puliti, non è una cosa né normale né accettabile, però dall'altra parte non possiamo neanche pretendere di vivere in una campana di vetro completamente asettica, isolata, per cui bisogna trovare la via di mezzo. La via di mezzo probabilmente è appunto, come alcune delle persone facevano, utilizzare dei guanti, che non è assolutamente un'esagerazione. Pensavo mentre guardavo il servizio a quanti batteri ci saranno sulla carta moneta e sulle monete, solo che non ce ne preoccupiamo. Oppure sui mezzi pubblici, Oliviero Bea. Guardi, è Gilles Deverie. E se i cinesi facessero bene ad armarsi di guanti e mascherine quando salgono sui mezzi pubblici? Abbiamo fatto una prova nella metropolitana di Roma. Quelli che vedete sono tamponi e servono per il controllo microbiologico delle superfici. Li abbiamo passati sui maniglioni dei vagoni e portati in laboratorio. E sorpresa, abbiamo trovato pochissimi batteri. Ma il motivo è tutt'altro che rassicurante. Questo non vuol dire che la metropolitana sia più pulita, è che le mani dell'utente successivo pulisce quello che lasciava l'utente dopo. Quindi questo sfregamento continuo ha fatto in modo che ci fosse un'operazione di lavamento dei batteri. E quindi i batteri ci rimangono sulle mani. E si appoggia quando viaggia al corrimano? No, cioè mia moglie porta sempre una cosettina per disinfettarmi le mani. Fa schifo. Certe volte cerco di evitare di sedermi, ma ci sono altre volte in cui mi siedo. Eh sì, però quando a casa acqua e sapore quello che è sgrasso, Che poi uno si strofina un occhio, qualcosa, si mette le mani al viso, non va bene. Il sostenerci in quei mancorrenti, in quei maniglioni che abbiamo, è spesso equivalente a stringere circa 5-6 mila mani di persone, con tutto ciò che ne può comportare dal punto di vista igienico, perché ognuno mi può portare specifici microrganismi che poi io posso portare a casa mia, nella mia famiglia, nei miei cibi. Ad esempio, che tipo di effetti, che tipo di patologie? Stafilococco può causare anche diarrea e vomiti, fino anche a malattie molto pericolose tipo endocardite, un'infezione del cuore, infezioni dei reni, setticemia, sono tantissime. Che poi sa, Oliviero Bea, in America è semplice, c'è all'ingresso e all'uscita delle metropolitane l'igienizer, no? Quello che spruzza quel piccolo... Sì, certo. Voglio dire, sacrosanto il discorso dei mezzi pubblici, ma non dice, vabbè, allora non ci salgo perché ci sono batteri. No. Meglio pulirsi le mani. Allora, tutte queste informazioni devono avere una qualche via d'uscita. Allora io saluto Oliviero Bea, lo ringrazio, Emanuela Bertucci, grazie per essere stati con noi.